Ok, rieccoci con i dettagli del secondo atto. Che devo dire, a dispetto del primo, secondo me ci sono molti più messaggi subliminali. Ma d'altronde, essendo lo stadio intermedio, è normale, dato che preparavano tutto per la chiusura. Prima di iniziare, ovviamente, ringrazio ancora Necrit e voi spettatori per le vostre segnalazioni che andrò a inserire in questo video. E nulla, non credo che ci sia altro da aggiungere, quindi non indugiamo ulteriormente e andiamo ad identificare i dettagli nascosti di Arcane, atto secondo. Nella scena iniziale, Heimerdinger dice che Piltover sta per festeggiare il bicentenario e che lui era presente alla sua fondazione. Storicamente significherebbe che la città è stata fondata approssimativamente nel 790 dopo Noxus, quindi più o meno 20 anni dopo la tragedia del fiume Pilt. Non si sa comunque in quale anno preciso sia ambientata Arcane. Poi Jace legge la targa della statua illuminata, che raffigura Stenwick Padidly. In origine, Stenwick era un personaggio della storia di Victor, nonché l'uomo che lo aveva convinto a trasferirsi a Piltover e che in seguito gli rubò i meriti della creazione di Blitzcrank. Però a quanto pare quella parte è stata modificata perché qui in Arcane lo vediamo come un vecchio amico di Heimerdinger che aveva contribuito alla costruzione della città del progresso. L'altra statua accanto a quella di Stenwick sembra raffigurare uno della stessa razza di Bolbok, o almeno fatto con i suoi stessi componenti. Non è ancora chiara l'origine della sua specie, confidiamo che venga spiegata in futuro. La sfera dell'X-Gate è una mappa di rune terra, e qui vediamo un particolare del funzionamento di questo macchinario. Le linee e i punti illuminati di blu rappresentano le basi e i percorsi che vengono tracciati dall'X-Gate. Si ipotizza che, per funzionare correttamente, ci siano altre basi nei punti di arrivo, un po' come abbiamo visto, per esempio, nel globolite delle Sentinelle della Luce. All'ingresso della festa c'è un automata che somiglia vagamente all'uomo bicentenario. Potrebbe essere un riferimento, dato il bicentenario di Piltover. Secondo Necrit, i vastaia con le corna che vediamo vicino a Madame Kiraman sembrano corrispondere alla stessa razza di quelli che avevano cercato di assassinare Syndra nella Pozza dei Sogni. E dato che indossano lo stemma della famiglia Kiraman, si può dedurre che lavorino per loro, magari anche in esterna nelle terre di Ionia. I barili caricati sul dirigibile sono marchiati con una croce viola per indicare lo shimmer come contenuto. E dato che li stavano caricando dentro il trasporto, è sorta l'idea che Silco stesse spedendo la sostanza in giro per il mondo. A giudicare dal disegno sui barili potrebbe quasi indicare una taverna freliordiana. Quando Jinx spara con lo zap si vedono fiamme viola, indice che l'arma è stata alimentata dallo shimmer. Il bastone di Victor è stato modificato dalla sua versione del primo atto per adattarsi alle sue condizioni fisiche più pesanti. Infatti, se prima era un bastone da passeggio, ora è più simile a una stampella. Poi possiamo vedere come i bulloni che Victor inserisce nel motore abbiano delle rune incise sopra. Questo per permettere al congegno di funzionare correttamente con la gemma Hextech. Il martello che usa Jace per lavorare è il simbolo del clan Talis, come viene confermato dai suoi archivi. Poco dopo, Jace e Victor presentano i guanti Atlas e l'Hex Claw. Nella storia originale, i guanti sono stati creati dall'inventore Vaido Violante. Tuttavia, Jace potrebbe averli semplicemente presi da lui e potenziati con l'Hextech. Qui vediamo che il braccio meccanico si muove seguendo i movimenti della gemma, ma non è ancora stato perfezionato, dato che si è agganciato anche a quella di Jace. Durante l'ispezione dei guardiani, si possono vedere i corpi coperti dei Firelight deceduti e lo stesso tizio che stava caricando i barili sulla nave. La macchina fotografica che Caitlyn usa per scattare è anch'essa stata prodotta dal clan Talis. Nei bassifondi vediamo alcune particolarità. Due tizi che sembrano vestiti da baroni chimici aspirare da un distributore d'aria pulita di una cultivar in miniatura. Dietro di loro c'è un manifesto con su scritto il Palazzo dell'Araldo, la cui icona sopra sembra ricondurre alla testa del messaggero della Landa. Il tatuatore Chemtech che compare in una scena potrebbe essere lo stesso che vediamo fare i tatuaggi ad Urgot nella sua splash art. Nel nascondiglio di Jinx si nota che ha recuperato tutti gli oggetti che tenevano nella stanza sotto al last drop nel primo atto. Vicino al pupazzo che riassembla Milo, Jinx ha scritto parole a Vanvera, una sorta di raffigurazione di come lei si immaginava che lui parlasse troppo, o se non altro, a caso. Quando lancia giù le granate, lo strapiombo che si vede potrebbe condurre alle rovine dell'antica Oshrava Zone. Dietro le quinte del palcoscenico si vede Sky mostrare per la prima volta la sua cotta per Victor, mentre per Jace, che beve dalla tazza con la sua stessa immagine, i primi segni di egocentrismo. Durante la ripresa dell'X-Gate, il globo mostra il continente di ghiaccio al di sopra del Freljord. Lo si nota anche sulla mappa classica, ma solo una piccola parte che contiene le terre degli Ursidi.
Non è ben chiaro chi o cosa ci possa essere. L'unica teoria è che possa essere la dimora delle leggendarie creature colossali note come i Nefasti. Basandomi su questa immagine, comunque ho motivo di pensare che il continente che ospita Kamavor sia situato dalla parte opposta di Valoran. Nel rifugio di Jinx si nota sopra Silco un carosello di giostre, le stesse che sono presenti nel video musicale Get Jinxed. Il blueprint a cui sta lavorando Jinx mostra i disegni dei progetti di Jace riguardo alla stabilizzazione dei cristalli X. In mezzo al diorama di Caitlyn, come per simboleggiare le sue intenzioni, viene mostrato un tarocco della verità sopra l'obiettivo principale. In episodio 5, durante il flashback di Caitlyn, si vede il padre parlare della caccia con entusiasmo, che è un particolare presente nella biografia, e sua madre è una politica che non condivide altrettanto sentimento, altro dettaglio della storia di Caitlyn. Quando Grayson e Caitlyn parlano, lei le chiede il perché imbraccia il fucile. Alla fine dell'episodio scopriamo che Caitlyn lo userà per proteggere Vi. Nel blueprint dell'Excor compare un piccolo easter egg. Sulle piramidi di rune, infatti, notiamo quelle di dominazione, precisione, determinazione e stregoneria. L'ispirazione sembra essere l'unica mancante. Poi vediamo Jinx che studia dagli appunti di Jace sull'Hextech. Di fatto è riuscita anche a costruire una replica del suo dispositivo stabilizzante, non altrettanto funzionante ovviamente. Però comunque qui è dove Jinx mostra una fase più avanzata del suo genio, perché anche se non è studiata, riesce a comprendere i calcoli e i metodi presenti nel quaderno. In più, la pagina su cui lei si è soffermata è la stessa che aveva incuriosito Victor nel primo atto. Lo spettacolo che si tiene nel teatro sembra essere a tema freljordiano. Necrit poi ci fa notare che quando arriva la tempesta è lo stesso momento in cui Jace viene spinto da Mel a lavorarsi le altre classi politiche, simbolo che sta per entrare nel loro ambiente di corruzione. Il violinista che appare non è Jin, ma una breve comparsa del famoso artista Ray Chen. Nel bordello, in una stanza apparentemente a tema ioniano, due tizi indossano delle maschere di Kindred mentre fumano da una pipa che contiene lo Shimmer. La stanza dopo è a tema Marai con una statua bendata. Necrit sostiene che rappresenti la giustizia. In più c'è un'altra maschera simile al tormento di Liendry. Dietro allo studio di Babette, tra le maschere, ne vediamo una simile a quella di Twisted Fate Luna di Sangue, Shen Luna di Sangue e un'altra vagamente somigliante al volto di Shaco. Inoltre, Babette svela a Vi che il braccio destro di Silco, Sevika, è una cliente fissa del bordello. La stanza in cui Caitlyn conversa con la donna è allestita come un ambiente da caccia, lo stesso ambiente in cui Caitlyn passava la maggior parte del suo tempo. E a giudicare dallo stile degli oggetti e vestiti della donna, sembra quasi raffigurare Ionia. Nella scena in cui Jinx viene battezzata affinché rinasca, il frame successivo mostra un occhio rosa corrotto dallo Shimmer. Quello è un altro messaggio nascosto riferito al fatto di quello che le succederà in futuro. Gli Imagine Dragons compaiono come easter egg per i vicoli. Subito dopo la scena di Victor in ospedale, in un gioco di carte vengono mostrate due figure. Una è la morte, l'altra è il mago, con una figura con un terzo braccio sopra la spalla. Quelli sono i due destini che attendono Victor. Nella simbologia dei tarocchi, il mago rappresenta l'intelligenza, la perseveranza e la creatività, e progetta il suo futuro guidato dalla ragione e dalla volontà, tutti tratti riconducibili al personaggio di Victor. Nel laboratorio di Jinx vediamo che usa come dei segnalibri le piume del corvo a cui aveva sparato nella scena dell'arcade. Nell'episodio 6, in mezzo ai canali di scolo, si vedono per la prima volta gli oblò con l'aspetto simile all'elmo di Victor. Mentre Heimerdinger parla con Victor sulla morte, fa capire come gli Yordle siano una razza apparentemente immortale, che, se ricordate, è la ragione per cui Vex è così depressa. Mel, per dipingere, usa la tecnica della tempera all'uovo, un metodo molto antico risalente al periodo bizantino. Victor ha delle visioni distorte con materia simile al vuoto mentre fissa il dispositivo. La scena di Jinx seduta al bar con Tiram è la stessa inquadratura di quella del primo atto con Vender e Powder. Jinx beve perfino lo stesso drink. Quando Sevika riferisce a Jinx che sua sorella è viva, sulla lama del coltello viene riflessa l'immagine dell'esplosione. Lo sfollato dei bassifondi che aiuta Caitlyn è Huck, lo stesso tipo che trattava con i mercanti di Bilgewater nel primo atto. Curiosamente, i suoi occhi rosa e i suoi occhiali rotti sono un tratto molto somigliante a quello di Twitch. Quindi è possibile che anche questo sia uno dei modi in cui modificheranno la sua storia. Nel suo studio, Victor chiama per la prima volta il dispositivo Hexcore, lo stesso nome della sua passiva in gioco.
Quando Heimerdinger fissa l'Excor, si immagina di nuovo la scena apocalittica della magia. Stavolta però lo stregone è circondato dalla stessa materia che mostra l'Excor. Quindi forse a sto giro si riferisce al disastro di Icatia. Se Heimerdinger avesse assistito anche a quell'evento, allora significa che vive ancora da più tempo di quello che ci immaginiamo. Poi la ripresa cambia con il punto di vista dell'Excor, il che potrebbe aver mostrato di nascosto che il dispositivo possa essere senziente. Prima del suo risveglio, Vi ha una breve visione di Powder e sua madre, che curiosamente assomiglia moltissimo a Caitlin. Ad ogni modo, l'edificio in cui si sono nascoste sembra essere la casa dove Vi e Powder sono cresciute. Si nota anche una colonna consegnata sopra le varie altezze delle due sorelle. Jinx usa finalmente la torcia che Vi le aveva dato nel primo atto. Quando Vi la trova e Jinx vede Caitlin alle sue spalle, inizia a perdere la sua fiducia nei confronti della sorella. Questo perché ha iniziato a credere alle parole che le aveva detto Sevika, e cioè che Vi l'aveva rimpiazzata con un'altra persona. E tra gli ultimi frame, il colore dello shimmer di Pow Pow si riflette negli occhi di Jinx, un altro riferimento al suo futuro. E questi erano i dettagli nascosti del secondo atto. Se ho mancato qualcosina, ovviamente fatemelo sapere qui sotto, e per il resto ci vediamo con la terza parte.